possiamo dire che il Movimento 5 Stelle aveva ragione, l'abbiamo sempre detto, su alcune anomalie della procedura di affidamento di questa grossa gara dei rifiuti. Anche la Procura di Firenze, oltre alla Corte dei Conti, sta indagando su questa gara ventennale per un valore di 160 milioni di euro. Ci sono dei nomi importantissimi che sono venuti fuori in queste indagini, nomi legati al sistema delle banche. Sappiamo che dentro la compagine societaria dei gestori dei rifiuti troviamo le solite grandi banche, anche ultimamente oggetto di questi scandali bancari, come Banca Etruria, Monte dei Paschi. Di nuovo emerge questo groviglio armonioso che, ahimè, questa volta puzza un po' di più, forse perché sta mettendo mano nel tema rifiuti. C'è altro, ci sono anomalie sulla procedura di affidamento della gara e su alcuni elementi, tipo i minimi garantiti, senza entrare troppo nel tecnico, che saranno oggetto di una nuova nostra interrogazione che oggi presenteremo in Regione. Pinarelli, ma qual è la vostra strategia per i rifiuti? Perché, ad esempio, se si vede il caso di Livorno, l'accusa che vi viene rivolta è di volere l'isolamento rispetto a un'ottica regionale. Certo, noi diciamo l'antitrust dà perfettamente ragione al Movimento 5 Stelle. Con l'ultima indagine l'antitrust dice che i bacini ottimali per la gestione dei rifiuti devono essere di circa 100.000 abitanti, 90.000 tonnellate massimo. È quello che abbiamo sempre detto noi. Divisione tra chi raccoglie i rifiuti e tra chi li smaltisce. Questo è il modello rifiuti zero del 5 Stelle. E a Parrini, che anche nell'ultima conferenza stampa ha detto che tentativi di intesa fra Rossi e Nogarin, sarebbe necessario anche parlarsi sui rifiuti, quindi sulla vicenda di AMPS, per rivalutare l'ottica di Rete Ambiente. Voi cosa sentite di rispondere? Io so che le buone idee non hanno colore e possono camminare con le proprie gambe. Se il PD vuole prendere le nostre idee, ben venga. Noi da sempre diciamo queste cose, se c'è un'apertura da parte di Rossi, che le faccia proprio in senso istituzionale, di regione. Certo, non vogliamo che il PD metta un bollino sulle buone idee che devono essere senza colore. Aggiungo il fatto che c'è un'apertura da parte della Regione Toscana su questo tema dei rifiuti. Oggi sono uscite le dichiarazioni dell'assessore Frattoni, che dice che l'impianto di Montale verrà chiuso entro il 2023. Allora oggi diciamo è assolutamente necessario e urgente accendere un faro sul tema dei rifiuti. Possiamo creare posti di lavoro, chiuderli progressivamente tutti gli impianti di incenerimento e adottare una strategia innovativa che da altre parti del mondo funziona.